Don Franco, siamo tra le prime brandine che sono arrivate qui con la Caritas nella sua parrocchia Santissimo Salvatore e sono una ventina quelle che qui nella casa di accoglienza per... Stiamo allestendo circa 20 per le persone che in questa emergenza sono in difficoltà serie. Anche se questa è una casa che comunque funziona da più di 20 anni. Da casa accoglienza per donne in difficoltà e con figli a dormitorio il passo è breve. La struttura adiacente alla parrocchia di Via Napoli, intitolata Madre Teresa, è diventata nel giro di 24 ore una dimora per soli uomini. A Foggia è scattata l'emergenza a freddo, ma a quanto pare a far balzare tutti sull'attenti sembra essere stata piuttosto la stampa e non la colonnina di Mercurio. Al di là delle polemiche sui social è partita in poco tempo una catena solidale. La Caritas, orfana del conventino, chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie, come dichiarò Monsignor Pelvi la scorsa estate, chiama, la città risponde. Sì, abbiamo avuto una risposta molto molto forte, neanche ce l'aspettavamo, quindi sono arrivate coperte, sono arrivati materassi, letti, quindi c'è stata veramente una risposta generosa, ma Foggia poi è sempre così, no? Sono arrivate le coperte, sono arrivate le brandine, un pasto caldo e le persone bisognose, chi sono quelle che vengono a bussare a questa porta? Sono persone che hanno molte difficoltà familiari, di inserimento nella realtà sociale, che diciamo quando il clima è meno rigido hanno meno problemi, però quando il clima diventa così freddo vivono problemi veramente, situazioni veramente drammatiche. Don Franco, possiamo entrare? Permesso? Buonasera. È una bellissima rete, quella della Caritas. Sono tanti giovani che sono subito pronti a dare una mano. I giovani sono molto disponibili quando si tratta di mettersi al servizio degli altri. La Caritas diocesana, braccio operativo della Chiesa in tema di carità, povertà e di accoglienza, ha allestito in 448 una dimora per clochard, homeless, immigrati. È fondamentale sentirsi comunità, vivere una solidarietà concreta, ecco, fatta su gesti concreti. La direttrice Giuseppina Di Girolamo preferisce l'azione alla ribalta delle telecamere e prosegue incessante nel suo lavoro.